Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi, cari amici, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, crescono i contagi, sono 1648, ma con 40.000 tamponi più, altre 24 vittime. Netto aumento anche del numero dei guariti, che in un giorno sono stati 1316, portando il totale a 226.506. Questo ha fatto sì che il numero degli attualmente positivi sia cresciuto in maniera ridotta rispetto alle settimane passate, con 307 malati in più. In aumento i ricoverati con sintomi e coloro che sono stati trasportati in terapia intensiva. Screening nelle scuole, via libera del CTS ai test rapidi antigenici. Insomma, quali casi verranno utilizzati? Questo lo si scoprirà. Gli esperti del comitato danno l'ok alla circolare del Ministero per l'utilizzo dei test antigenici, cioè quelli che vanno a caccia della proteina spike del SARS-CoV-2 e danno una risposta in pochi minuti. Lo Spallanzani è già partito. Test salivari per i bambini dai 3 ai 6 anni e tampone per i più grandi. Finora, stando al database di due ricercatori, sono 738 le scuole in cui c'è stato almeno un caso di Covid. C'è il bando pubblico di alcuni per acquistare 5 milioni di kit. Le mafie puntano ai soldi del recovery, alcune aree del paese non riconoscono l'usura, sono assuefatte a clan e non denunciano più. Non è più tempo solo di memoria celebrativa e commemorativa, ci sono troppi settori della società civile che, non denunciando, sono nei fatti contigui ed assuefatti ai quotidiani comportamenti di sopraffazione, di corruzione e di intimidazione. Lo scrive il prefetto Anna Paola Porzio, a capo dell'ufficio del commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura nella relazione annuale 2020. Una situazione peggiorata con il lockdown, la Lamorgese ha detto che bisogna accelerare le procedure per dare risorse alle vittime. Nel 2020 PIL a meno 9%, poi il rimbalzo a più 6%, il debito al 158%. Le stime del governo sui conti pubblici nella nota di aggiornamento al DEF lo si apprende da fonti del Ministero del Tesoro dopo l'intesa raggiunta dalla maggioranza nell'incontro tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione. È prevista anche una forte ripresa degli investimenti pubblici anche grazie al Recovery Fund e Gualtieri ha detto che fra i margini di bilancio consentiti dalla sospensione dei vincoli europei e l'anticipo del Recovery Plan, il governo punta a una manovra a 2021 da 40 miliardi di euro. Assemblea Confindustria, l'assemblea della Confindustria, Conte dice sì alle riforme ma basta austerità contro l'emergenza, impegno senza precedenti alla proposta di Boromi di lanciare un nuovo patto per l'Italia, replica il ministro dello sviluppo Stefano Patuanelli e che dice che l'Italia può realizzarlo ad una condizione, che lo si faccia tutti assieme. L'attuazione dei piani di rilancio si potrà controllare online. E Barbieri della UIL dice ai lavoratori neanche un grazie. De Luca, passiamo adesso alle notizie da Napoli e dalla Campania. De Luca dice tra un mese chiudiamo tutto se continua così. Obiettivo 20.000 posti letto in Campania. Ci stiamo preparando per dotarci di 20.000 posti letto nei nostri ospedali. A questi ne sommiamo altri 2.000 perché prevediamo una ricaduta della stagione influenzale. Lo ha annunciato a Porta, in onda appunto ieri sera su Rai 1 il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il 2 ottobre ha detto iniziamo la stagione della vaccinazione anti-influenzale, se avremo un sommarsi di pazienti con influenza e con il Covid ci saranno una valanga di persone che si riverseranno in pronto soccorso. Bimbo di 11 anni si suicida a Chiaia, c'è una tragedia. Un bambino di 11 anni si è lanciato dal balcone della sua abitazione la scorsa notte. Il piccolo si è lanciato dal decimo piano del suo appartamento a Chiaia. Secondo una prima ricostruzione, il bambino si è schiantato su un ballatoio interno al palazzo.
A scoprirlo sono stati i genitori, due professionisti molto stimati nel quartiere. Dopo averlo cercato a letto si sono accorti della tragica scelta del piccolo, una scelta su cui indagano polizia su delega della Procura di Napoli. Stop alle cerimonie, arriva il chiarimento, possibili quelle organizzate entro il 4 ottobre, ai tavoli solo congiunti. Dopo le proteste dei rappresentanti di categoria arrivano le precisazioni della Regione Campania rispetto all'ordinanza numero 75, con la quale sono stati fissati dei limiti alla movida e alla ristorazione. In particolare il chiarimento riguarda ricevimenti. Secondo il documento che è stato appena pubblicato dalla Regione, le feste e i ricevimenti organizzati e previsti entro il 4 ottobre potranno essere svolti, ma prevedono che ai tavoli ci siano solo i congiunti. Cari amici, termina qui questa prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.